Rieccoci nuovamente entrati dentro il palazzo, o meglio, dentro la prigione. Ma guarda, un'ombra di quelle grosse. Tanto, non sei più un problema. Finché era all'inizio che non sapevo come contrattaccarvi. Ora invece non siete più un problema. Potete essere in quanti volete. Ma ormai ho imparato come combattervi. Bye bye. E abbiamo ottenuto uno slime e Makoto è salita di livello. Qui c'è un forziere di livello 1. Con una cintura della resistenza, immagino aumenterà le difese. Altro forziere, vediamo che cosa contiene. Un incenso della fortuna. Non male. Bene, tutta la zona è stata ripulita. Possiamo proseguire nella prossima. Oh, ma qua piove. Capisco, questa sarebbe la cosiddetta pioggia. Ha iniziato a piovere all'improvviso. Forse è questo il posto che stiamo cercando. Di certo corrisponde all'appellativo Landa Piovosa. La sfera deve essere per forza qui. Il che mi fa pensare, non è che gli attacchi di Panther saranno depotenziati? Speriamo di no. Ah, che bella cattedrale. Wow, e quello cos'è? Sembra molto sospetto. Pensate che sia il nostro obiettivo? Potrebbe essere una trappola, ma non abbiamo scelta. Non abbassiamo la guardia. Guarda, probabile che sia proprio quello l'obiettivo. Attenzione. Attenzione, lì c'è una di quelle persone elettrizzanti. Avverte la presenza di una sorta di tesoro. Oh, eccolo lì, la sorta di tesoro. Quindi, state lì a guardarlo? Là! Quel gioiello è vivo? Sì, perché è un demone del tesoro. È un demone del tesoro! Acciuffamolo prima che scappi! Acciuffiamolo. Allora, aspetta un attimo. Fermo, a cosa sei debole? Al ghiaccio, quindi ti abbasso l'attacco giusto per... Passiamo la palla a lui... Dov'è finito? Eccolo lì. Bufu! Assaltiamolo. Sì, sì, ha mai che scappi, eh. 1300 yen. Un po' povera come cosa, ma ehi, meglio di nulla. Impara una nuova abilità. Schiva fuoco. Tu invece di Arama. Ottimo. Cos'era quella cosa? Un raro tipo di ombra che si incontra di tanto in tanto nel metaverso. Li chiamiamo demoni del tesoro. Abbattendoli si può ottenere ogni sorta di ricompensa. Come una carta inutile? Capisco, cercherò di tenere a mente questi demoni del tesoro. Ma quindi quando ne incontriamo uno ci conviene sconfiggerlo come in questo caso? Esatto, ma sono piuttosto sfuggenti, quindi bisogna essere rapidi. Beh, mica tanto in realtà. In Persona 5 Royale stavano fermi, non attaccavano neanche, quindi... Abbiamo anche il timer, quindi... Aumenta la possibilità di incontrare demoni del tesoro? Ok, sì, potrei accettarla. La porta è chiusa. Quindi non possiamo entrare, non vedo nemmeno una serratura. Diamo un'occhiata in giro, potrebbe esserci un'altra entrata. Stavo pensando di fare il giro, ma a quanto pare no, basta... Andare dall'altra parte della strada, vuoi vedere? No, non c'è neanche un... come si chiama? Una corda, forse? No, neanche. Ah no, guarda, aspetta, eccolo lì. Forse qualcosa c'è invece. Passiamo dal tetto. Oda! Mi piace come Yusuke sia uno dei best personaggi in questo gioco. Non di qua, ma di qua. Ecco fatto. In questo gioco, cioè, Yusuke è veramente a livello di velocità e di attacchi S-tier. Insieme a Joker, probabilmente. Però, cazzo, Yusuke qua è di un'altra categoria.
Gli attacchi sono veloci, sono potenti, hanno un alto tasso critico. Io spero che non lo nerfino, perché, cioè, se no... Ah, benissimo, attacco dall'alto, vabbè. Oh, una pixie superiore, figa. Quanto danno. Occhio. E mo' hai rotto il cazzo, Beccati questo colpo sleale, stronza. Mannaggia, quanto danno stava facendo. Porca miseria. Allora, calmi tutti. Avrei bisogno di una cura. Ecco fatto. E di nuovo. Dove sei? Altro colpo sleale. Volevi, maledetta. Beccati questo colpo. Vai anche tu, Panther. Benissimo, distrutta. I boss, i mini boss, diciamo che iniziano a essere un po' più cattivelli. Su quello non lo voglio assolutamente negare. Fatto sta che, non sono comunque indistruttibili. Di là, ecco fatto, c'era un passaggio con un forziere chiuso di livello 1. Rigenerazione. Cacciatore di tesori, ottimo. Abbiamo beccato un altro trofeo. E proseguiamo da questa quando cambia la visuale. Merda, mi ero completamente scordato della luce. E dai. Scusa, quelli piccoli sono a intermittenza. Ecco come. L'ho capito adesso. Ed eccoci arrivati alla fine. Siamo arrivati alla gemma dell'acqua. Sfera della pioggia cupa. Ehi, che state facendo? È di nuovo il cagnolino. Bau bau bau. No, è ancora un Berit. Strano. Vabbè, Skull. In ogni caso, in squadra non ci fai certo schifo. Allora, calmi, calmi, calmi. Olè. Aspetta, azione. Cerchiamo di detonare il più possibile. Credo... Ok, no. Stavo dicendo, credo che i nemici siano tutti andati, ma in realtà non è vero. Pensavo che una volta sconfitto Berit sarebbero morti tutti, e invece no. Dove sei? Non ho visto se le Ike Pixie sono deboli ai colpi di sparo. Certo è che queste persone qua grosse, sembrano un vero e proprio problema. E a quanto pare, sì, avevo ragione, sono deboli allo sparo. Quindi ora che abbiamo anche la seconda sfera, possiamo proseguire. Un gruppo di eroi RPG, giusto? Beh, tu saresti probabilmente Berserk, Joker l'eroe, il Mona il mago. Ma dai, che stronza. Il dirigente d'azienda. Poverina Haru, che non sa queste cose. Oh, qua si sale? No? Però qui... Ah, ok, c'era il modo di salire, ma non dalle scale. E c'è un forziere di livello 1. Stavo per dire un cercoterio, non so perché. Non chiedetemi perché. Stavo per dire cercoteri, che è una roba di Naruto. Allora, equipaggiamento. Abbiamo trovato un'ascia che va ad Haru. Vediamo se è buona. Ascia incantata. Di 4 punti più potente. Chiamala niente. Scusami, siamo dall'altra parte del ponte, da dove eravamo prima. Ah, perché io ho cambiato il giro. Certo. Vabbè, cambia nulla per me. Ma questo ponte... Ah, aspetta. C'era una leva. Stavo per dire, questo ponte si abbasserà? Perfetto. Shortcut. Oh, avete abbassato il ponte, così sarà più facile esplorare. Assolutamente. Ora si può proseguire finalmente. Va bene, cerchiamo di posizionare le sfere al loro posto. Dove? Dove le abbiamo posizionate, le suddette sfere? Oh, ha funzionato. Quindi la prova è qui dentro. Diamo un'occhiata.
c'è il ghiaccio, ma la maggior parte dei nemici erano slime. Chi è? Siete giunti fin qui, ottimo lavoro, prescelti. Ehi, questa da dove sbuca? Possiamo ipotizzare che si tratti di un altro membro dei temibili 4. Proprio così, sono una dei temibili 4 al servizio del principe degli incubi. Potete chiamarmi Ante. Se siete in cerca di una prova, dovreste prima sfidarmi. Ma vi conviene non confondermi con quelle nullità di Doma. Con quella nullità di Doma? Doma? Mi ricordate chi era? Quel deficiente che abbiamo fatto a pezzi poco fa, il primo di questi vermi dei temibili 4. Vi svelerò un piccolo segreto. Doma era il più debole dei temibili 4. L'abbiamo capito. Il mio potere sovrasta di gran lunga il suo. La vostra fine è vicina. E immagino che il prossimo dirà: io sono più potente degli altri due. E il terzo: io sono il più forte di tutti. Il mio potere è quasi vicino a quello del mio signore. Sì, sì, lo sapevamo già. Beh, pare che ci toccherà affrontarla. Qual è la nostra prova? Non puoi competere con noi. Ehi, ci hai preso gusto. Forza, cominciamo. Chissà perché mi aspettavo uno slime io. Fermi tutti. È debole al ghiaccio e al nucleare. Anche se Archangel mi sa che è l'opzione migliore. Allora, facciamo così. Facciamo questo. E poi mettiamo Archangel. Qua! Aiuto! Quello che compete facile è proprio Yusuke. E infatti dopo il nostro showtime mandiamo in campo Yusuke. Ah, che colpo! Yusuke, è il tuo turno. Mia signora, mi dispiace doverla colpire. Ma sa com'è. Wow, colpita in pieno nel ghiaccio. Yusuke proprio... ma proprio non delude. Ma proprio zero in questo gioco. Vai Yusuke, Ryuji. Vai Morgana, sì. Vai Anna. Vabbè, anche se non farà granché di danno, colpisci col tuo colpo di fuoco. Anzi, no, forse la cura. Forse ho fatto una cazzata. No, dai, per fortuna no. I colpi speciali non curano. Tu. Aiuto. Vabbè, almeno l'ho colpita. Ma perché continua a togliersi l'autotarget? Bravo Ryuji, l'ultimo colpo è stato tuo. Pam pam, è stato una passeggiata. E tra l'altro, ammetto la sconfitta, addirittura. Beh, mi fa piacere che tu abbia accettato la tua sconfitta. Vediamo che cos'è. Il suo primo libro, secondo me. Secondo me è il suo primo libro. Il principe degli incubi. Vabbè, è il suo libro. Sarebbe questa la prova che ci serve? Molto probabilmente, anche se... Il principe degli incubi è il romanzo di Ango Natsume. Anche ora quel libro, che ce ne facciamo? Pensate che potrebbe essere uno dei nuclei della prigione? Intendi come Shibuya? Sì, deve essere così. Sono essenzialmente la fonte del potere dei monarchi. Beh sì, ha senso. Sembrerebbe che i nuclei torrioni siano aspetti condivisi tra tutte le prigioni. Eh beh sì. Pertanto, se ci servono altri due frammenti di prova, dovremmo trovare gli altri due torrioni della prigione. Fox, qualche suggerimento a riguardo? Vediamo. Secondo il libro, le altre torri sono da qualche parte oltre la landa piovosa. Allora ci toccherà tornare in quell'area. D'accordo, andiamo gente. Va bene, si torna indietro. Però abbiamo 7 punti legame che potremmo usare.
Allora, fammi vedere, quella di qua costa 2. Ma ti dirò, facciamola. Vabbè, facciamo intanto una e io aumenterei a questo punto gli SP. E con questi due punti, cosa possiamo fare? Cibo più efficace. Eccoci qua. Oltre la landa della pioggia. Quelle luci blu incredibili cosa sono? Adesso lo chiederanno anche loro, secondo me. Ah, stavo dicendo, come mai solo Ryuji? Il passaggio è aperto, nobili guerrieri. Oh, la porta si è aperta senza motivo. Forse perché ci siamo dimostrati meritevoli di passare. Cos'è quello? Non lo so, me lo stavo chiedendo anch'io. È un cristallo? Sembra una specie di luce. A me sembra un cristallo, ma non ci giurerei. Oh, attenzione. Cosa sono? Ok. Forse ho capito. Scusa un attimo. Ah no, devo sempre tenere il terzo occhio. Ho una mezza idea. Vuoi vedere che... Allora, qua è chiusa tra l'altro. Vuoi vedere che dovremmo scappare dopo? E se questi sono attivi ci danno fastidio? Secondo me te la butto lì. Sì. Sono dei tipi di... Come posso dirlo? Sono dei specie di riflettori, come quelli normali, solo che sono invisibili. Ecco fatto, tutto risolto. Benissimo. E non è un cristallo, ma un gioiello. Sfera rossa infernale. Oh, sembra che abbiamo trovato un'altra sfera. Considerati i pregressi, probabilmente ci servirà per aprire qualche altro tipo di porta. Assai plausibile. In effetti questa è quasi certamente una delle sfere tricolore del romanzo. Dice che dobbiamo raccogliere le sfere blu, rossa e gialla per aprire le porte sigillate. D'accordo, allora cerchiamo la porta corrispondente a questa. Fermi, il nemico si sta avvicinando. Avete rubato la sfera, stronzi! Maledetti, adesso vi facciamo il culo! Beccatevi questo! Maledette ombre nane! Sai qual è l'unica cosa che mi infastidisce pelo pelo di Skull? Che le sue azioni concatenate non sempre hanno... sono, come posso dire, funzionanti. Nel senso, stai facendo la combo da tre e molto spesso non fa il triangolo. Vabbè, non importa. Mentiamoci inarrestabili e controlliamo. Avete la sfera rossa, bravi. E abbiamo sbloccato un'altra zona. Oh, si è aperta. E guarda caso lì c'è la gialla. E di là la blu. Incredibile. Ma ce ne sono altre, ma di quelle porte. Scommetto che anche queste avranno bisogno delle sfere, eh. Forza, diamo un'occhiata in giro. Va bene, andiamo alla ricerca delle prossime sfere. Maledetti cagnolini. Spacco tutti quanti. Ho fatto benissimo a livellare tutti quanti nella prima area. È stata la miglior decisione che potevo prendere per questo gioco. Perché così ho imparato bene le meccaniche, ma soprattutto ho imparato bene come sfruttare al meglio il potenziale delle mie persone, dei miei personaggi, diciamo, in questo caso. A Oba Street, primo distretto, salviamo, che non si sa mai. E ci sono altri cagnolini. Beh, non sono un problema. E abbiamo già trovato la sfera blu. Ma ci provano... Aspetta. Ecco, stavo dicendo, ci provano a proteggerle queste sfere. Beh, a quanto pare sì, ora. Allora, fermi. Allora, carichiamo il colpo. Va bene, no, facciamo l'assalto che facciamo prima. Carichiamo il colpo. Che fine ha fatto Barrett? Eccolo qua. Aia, che dolore.
Beck, aia. Vai. Beh, finché ci sono questi cosi di ghiaccio, scusami, ma li uso. Visto che la maggior parte dei nemici è debole al ghiaccio. Nuovo livello con Bufula. Perfetto. Bufula. Eccotelo qua. E il cristallo azzurro è nelle nostre mani. Blu glaciale. E il prossimo è il cristallo giallo della tempesta? Sai che ti giuro che se ci ho azzeccato con il nome... Dio mio, peggio di così non può andare. Cliché dei cliché. Il giallo sarà dentro il blu? Molto probabilmente. Ecco la prossima area. Bene, si è aperta. Dovrebbe mancare solo la sfera gialla, giusto? Sì, e probabilmente il nemico sarà resistente all'elettrico. Sono morti tutti? Direi di sì. Chi è che è salito? Ryuji. Colpo fulmineo al prossimo. E hai appreso Zionga. Ottimo. Allora, qua si può salire? Non da qui, probabilmente. Non da qui si può salire. Io intanto continuo le mie imboscate furtive. Oh, ottima squadra, ragazzi. Direi che a questo giro siamo... un forziere. Siamo, non dico preparati, ma siamo anche equilibrati. Perché stiamo coprendo tutte quante... le debolezze dei nemici. Come faccio a salire? Ci sarà una scala? Eccolo qua, una copertura. Un punto dove aggrapparsi. Qua non c'è nulla. Ma poi ste sfere, sti cristalli volanti, che cacchio sono? Boh. Comunque a noi non interessa perché cristallo di ghiaccio. Aspettiamo prima di usarlo perché probabilmente si è messo lì sopra accecante. Se è messo qua sopra servirà ad uccidere i nemici. Ma dai, non c'era neanche una presentazione stavolta dei nemici. Clink. Adesso vi ammazzo tutti, maledetti nani. Io sto continuando a triangolare, che tanto l'attacco va all'infinito. Posso usare... no, beh, all'infinito no, ma posso usarlo per un buon pezzo di attacco. Anche questo dura un bel po', ma molto meno di questo qua che fa gli affondi. Finiti? 800 yen. Danno meno punti... I gruppi di nemici che quelli si ingoli fra un po'. Però vabbè, non è importante. Ottimo, ora che abbiamo l'ultima sfera. Ed è stato facilissimo trovarla. Ecco qua, l'ultima porta. Ci sarà dentro un torrione? Non lo so, magari c'è dentro un torrone. Abbiamo aperto tutte le porte. Entriamo nel torrione. D'accordo, andiamo di corsa. Allora, c'è qualche cosa che posso prendere qui? Sembrerebbe di no. Quindi... proseguiamo con il singhiozzo. È bello che si preoccupa. Benissimo. Aiuto. Nemico di ghiaccio. No, è un problema. Clink. Fox. Attacco triangolo. Che così. Ma dai. Che palle che lo stai schivando da sola! Se la schivi da sola, io non posso fare gli attacchi, Fox! Sconfitta! Devo dire che in questa zona stiamo farmando Marin Karin. Chance elevata, soggiogamento in un'area. Sì, ok. Al posto di Dia ti mettiamo questo. E lì c'è un forziere, ottimo. Cosa conterrà questo forziere? 3 gocce dell'anime. Vabbè, sempre meglio di nulla, assolutamente. Vediamo. Altri cristalli. Oh, ma guarda, un'altra zona di Futaba. Anche questa vi è bloccata. Dovremmo però riuscire a passare con un po' di hacking. Se siete pronti, avrò bisogno delle mie guardie del corpo. Assolutamente. Ok, l'hacking è in corso, guardatemi le spalle.
Dove credete di andare? È arrivato uno! Li ammazzo tutti, maledetti stronzi! Con l'assalto è tutto molto più semplificato. Venite, forza! Vi attendo qui con la mia abilità triangolo. Meglio rimanere qua noi, mentre gli altri vanno all'assalto. Aspetta, si stanno avvicinando! State lontani da Futaba, maledetti! È solo una ragazza, poverina! Non avete il diritto di farle del male! No, ce n'è una! Dai, per fortuna che non attaccano così ferocemente! Beccati sto bufalo! Questo che è molto più grande di Aria. Forza allora, venite. Aspetta, vabbè, non mi serve, dai. Lontani da Futaba, marrani! Ecco fatto! Hacking completato! Clink! Bravissima futa patata! Ah, è il tizio che sembrava Tsukasa! Benvenuti, eroi prescelti! Tu devi essere uno dei temibili quattro! A me sembra piuttosto gli improponibili quattro! Sono il grande Kuga, uno dei temibili quattro, e servo il principe degli incubi. Immagino abbiate del talento se siete riusciti ad arrivare ad avere la meglio su Doma e Ante. Possibile che tutti questi nomi uniti insieme facciano un nome unico? No, strano. Ma sarebbe sciocco da parte vostra pensare di potermi sconfiggere così facilmente. Quella di prima non aveva detto la cosa simile. I casi sono due: o Natsumi non ha saputo dare varietà ai suoi personaggi, o per mancanza di creatività ha cominciato a fare copia e incolla. Ora affronterai i prescelti. Ti piace proprio questa storia dell'eroe? Sì, cazzo. Ah, hai dello spirito, lo ammetto. Inizia a piacermi, sai. Forza, fatevi sotto. Oh, quanto mi fa piacere questo. Beccati quest'altra bufala. Maledetta chimera. Una volta che inizi ad apprendere le debolezze dei tuoi nemici, sono alla tua mercé. Oh, Fox, in questo momento sei indestructible. Clink! Distrutto, che tra l'altro non è neanche Chimera. Chimera è un altro nemico. Questo non mi ricordo come si chiama in realtà. Non ci dice niente il tizio, strano, la lamia almeno ci ha detto addio guerrieri. Ok, prima c'era il libro, qua la sua penna, il suo computer, non lo so, il trofeo Suka Kaisha. Ah, è il trofeo scrittore. Sembrerebbe che questo nucleo sia un trofeo, c'è scritto sui Kaisha Awards. Ah, avrò ottenuto anche questo, Barando. Ma guardate la data, risale sicuramente a prima che iniziassero i risvegli del cuore. Beh, sì. Per cui l'ha vinto con merito.
Non me la bevo. Non può aver vinto un premio dopo tutti quegli imbrogli. A ogni modo abbiamo due frammenti di prova. Ma manca soltanto uno. Cosa ci resta da ispezionare? C'è quella porta vicina dove siamo entrati all'inizio. Magari potremmo dare un'occhiata lì. Abbiamo ottenuto un altro frammento di prova, quindi forse adesso si aprirà. Torniamo indietro. Ok, si torna indietro. Dov'è il passaggio più veloce? Passare da qui. Ok, fammi solo vedere a che punto siamo coi livelli di tutti. Ok, Anna al 27, mettiamo Morgane, togliamo Anna, Ryuji lo lasciamo. E Yusuke, oh ragazzi, Yusuke deve rimanere in squadra. Ma proprio a meno che non ci arriva il nemico di fuoco supremo e proprio Yusuke è il peggio che possiamo avere, lo lasciamo in squadra ma proprio sempre. Mi dispiace, ma mi dispiace per gli altri che saranno magari under level a una certa, ma Yusuke è una bestia. Yusuke è veramente una bestia. Anche Haru e Ryuji, non l'ho già detto, sono i tre fisici eppure veramente spaccano. Oh, qua ho visto un filo, o meglio c'è un filo sulla mappa. Ah ah, volevi maledetto canaglia, volevi guarda che occhio, guarda che occhio. Allora calmi tutti, un altro è lì. Ma che poi, chissà cosa fa, cioè nel senso non mi va di testarlo, però chissà cosa servono questi occhi. Probabilmente attirano i nemici. Eccolo qua, l'ultimo torrione. Riesco a vedere il torrione, ma l'ingresso è chiuso. Sai che novità? Dubito che riusciremo a entrare da lì. Altri indizi del libro, Fox? Nel romanzo gli eroi devono percorrere un pavimento invisibile per entrare. Un pavimento invisibile? Come troviamo qualcosa che non si vede? Con il nostro terzo occhio. Dobbiamo cercare molto attentamente. Magari ci salterà all'occhio qualcosa. Clink clink. All'occhio, capita? Terzo. Oh. Dov'è sto nemico? Ho visto un nemico dalla mappa avvicinarsi, ho detto da dove sta arrivando. Alla fine sono solo nemici base, ma hey, sempre meglio stare attenti. Proseguendo in questa direzione, spada monumento? What? Cioè, allora, ho già capito che queste cose gli spari uscirà la luce. Però figo, figo che ci sono le spade sul pavimento. Che diavolo siete? Nemici, come al solito. Cioè, più di dirti questo non ti posso dire. Dov'è il prossimo? Tutti già stati distrutti. E questo intermezzo a cosa è servito allora? Vabbè. Imboscata ai cagnolini. Ma così è facilissimo, dai. Così mi rendi proprio la vita facile. O meglio, forse in realtà non è colpa del gioco. Qua probabilmente è colpa slash merito mio che mi sono reso la vita facile. Mi sono reso la vita facile livellando probabilmente più del dovuto nella prima zona. Però avevo del tempo e potevo permettermelo. Quindi l'ho fatto. Allora, dobbiamo riuscire a salire qua, ma qui c'è un checkpoint e qui c'è un nemico che abbattiamo subito. Anche perché ogni vittoria io mi devo recuperare. Dannazione, aspetta. Diamo il passaggio a lui. Mettiamo dov'è Lamia e facciamo un Maragi. Solo che in questa posizione ne becco pochissimi. Ecco fatto, così li becchiamo tutti. Come ho già detto anche negli scorsi episodi, apprezzo tantissimo che molti colpi in realtà... Attenzione! Tipo di fuoco, queste cose qua. Le puoi fare tutte nonostante... Dov'è? Eccolo qua. Le puoi fare comunque nonostante magari tu non hai SP. Tipo, io voglio fare l'attacco di fuoco con la combinazione tre quadrati e un triangolo. Puoi fare comunque l'attacco di fuoco, che non ti costa nulla. Questa cosa è fantastica. Perché se le abilità davvero fossero tutte e solamente legate
ai punti magia, gli SP in questo caso, sarebbe molto più difficile secondo me gestirle. Invece facendo così tu permetti comunque al giocatore di usarle. Magari sono un po' più deboli, ma comunque gli permetti di usarle. Ed ecco qua infatti. Fermi dove siete. Cambiamo di nuovo persona, che queste qua resistono al fuoco. Oh, che figata! Non le distrugge, le scaglia le spade. Fighissimo. Avrebbero potuto benissimo farle distruggere, che gli arriva, come si dice, la spada distrutta addosso. Queste cose qua invece no, gliele lanci proprio addosso e sono infinite. Aia. Scusatemi, sono rimasto meravigliato dalla cosa delle spade. Persone oltre il limite. In caso dovessi ottenere una nuova persona mentre trasporti il numero massimo di persone consentite a tale persona, verrà inserito automaticamente nel registro. Per le persone ottenute in questo modo, la prima evocazione del registro non richiederà alcun costo. Approfitta di questo servizio non appena potrai. Ottimo, grazie. Quindi che cosa ho ottenuto? Il cane. Potenza morale. Che cosa fa? Amplifica l'effetto di supporto morale. E ora che abbiamo raggiunto questo punto, possiamo avanzare sui tetti dell'avventura. Oltre i cieli dell'avventura, lancia senza paura la tua sfera poke. Yugada prende tutte le persone. Aiuto, che volo incredibile che mi ha fatto fare. Perfetto. Anche questa situazione è stata risolta. Dove dobbiamo proseguire? Da questo lato, saltando un palazzo come Matrix. Schiva, attacca, ah, eccolo qua. Attenzione. Fai attenzione che se cadi ci dobbiamo rifare tutto quanto il percorso, Joker. Ah, ma guarda, di qua si prosegue. Però di qua non c'è nulla in realtà, ma oh. Già che ci siamo, vediamo che cosa si nasconde. Perché se mi fai andare di qua, un motivo probabilmente c'è. Fermi tutti. Ecco qua. Bravi tutti. C'è un forziere. Ah, ecco dove si prosegue. Si scende. Ho paura di sbagliare il salto e cadere di sotto. Una strappapelle. Ottimo. Equipaggiamento per Pantera. Allora, Anna, l'arma, vediamo, 82, minchia, eh beh, paura bassa, benissimo. E ora invece possiamo proseguire, calmo che se qua sbaglio il salto mi devo rifare tutto il percorso. Ma indovina un po', ci sono nemici da tutte le parti. La cosa non mi sorprende. Non ci credo che li uccisi tutti con un colpo solo, dai. Com'è possibile? No, di qua non si prosegue. Dove si prosegue? Ah, scendendo di qua, ok. Allora, qua c'è il percorso invisibile. Qua invece non si può proseguire, ok. Quindi, dal percorso... Ah, aspetta. Ovviamente non si passa. Allora, facciamo con calma, che cadere vorrei evitarlo. Livello 1. Un pestatori. Altro equipaggiamento. Cacchio, a saperlo evitavo di comprarli prima, però vabbè dai, si fa. Almeno ci siamo semplificati la zona. 4 in più di danno con possibilità di vertigini, però questo dà forza 2. Va bene così. Proseguendo sugli specchi invece, dove finiamo? Sugli specchi più che altro, sui cose invisibili. Vabbè, puliamo la zona, tanto male non ci fa, no? Oh, dai, forza. Siamo vicini al nostro... Oi, triangolo, non X. Al nostro obiettivo. Siamo quasi dentro ormai. Ma sì, dai, puliamo ancora questa zona. Proseguiamo sui vetri invisibili e finalmente siamo dentro il torrione. Dai, è stato relativamente semplice. Allora, ci sono le spade per terra, quindi... sì, va bene, lasciamo la squadra come adesso. Sono un vecchio. Vi stavo aspettando, erai prescelti.
Sono Betero, uno dei temibili quattro, serve il principe degli incubi. Wow, non mi aspettavo un vecchietto. Quasi mi dispiace, temo che possa cadere anche se con una semplice spintarella. Non prendetevi sotto gamba, io sono potentissimo. Le apparenze possono ingannare, non trovate? Disperatevi poiché siete al cospetto del più potente dei temibili quattro. Il vostro viaggio termina qui. Beh, se proprio vuole combattere, non ha senso trattenersi. Consegni quella prova. Che cosa? Accidenti, sei proprio una pupa tutte curve, eh? Ah, questi vecchi occhi stanchi gioiscono. Ah, che palle sta gente. Ok, se l'è cercata. Osi provocare una leggenda? Alziamo il tiro, eh. Oh, benissimo. Com'è che ti chiamavi tu? Oh, non mi ricordo, però sei debole al fulmine. Perfetto, abbiamo Scali in squadra. Aspetta, ecco fatto. Scatta. Aia, che dolore. Aiuto, qualcuno mi curi. Ecco fatto, vai Ryuji. Che il suddetto amicone qua è tutta roba tua. La bellezza di aver passato tutto quel tempo nel primo palazzo mi sta ripagando. Aspetta. Ah, grazie. Che dire, bravo Skull. Bravo io in realtà, che sono riuscito ad usarti al meglio delle tue potenzialità. Ziong. L'ultimo colpo. Fulmine. Ricompensa 1700 yen, sempre poco, eh. E siamo al livello 19 dei legami. Insomma, infine è giunta anche la mia ora. Vieni a trovarmi nell'aldilà, bellezza, ok? Risponderà Anna? Secondo me no. Te lo sogni. Devo dire che ho apprezzato il vecchietto, perché dai, era la solita cosa. Sono vecchio, ma sono potentissimo. Con questi 7 punti, cosa ci possiamo fare? Potremmo aumentare ancora gli SP. Questa mi sembra una buona opzione. Però facciamo così. Maggiore probabilità di Arisen rigenerativo dei nostri compagni, che fa sempre bene. E questi ultimi 2 punti, effetto oggetti curativi, che tanto sappiamo benissimo che li usiamo. E infine, l'ultimo nucleo è stato preso. La stilografia raffinata. Stilografica. L'avevo detto che era una penna, ci avevo azzeccato. Abbiamo i 3 pezzi della prova. Pare che l'ultima sia una penna stilografica. Immagino si addica a uno scrittore. Allora adesso possiamo entrare nel castello del Signore Supremo, giusto? Stando al romanzo, sì. Finalmente potremmo assaltare il castello. Era ora. Preparati, stronzo. I ladri fantasma stanno arrivando. Aspettate. Forse è il caso di tornare indietro per adesso. Che ne pensate? Se vogliamo fare irruzione nel territorio nemico, sarà meglio prepararsi a dovere. Buona idea. Sono piuttosto stanca dopo l'ultima battaglia. Mi spiace, Panther. Ripiegare e riorganizzarci potrebbe non essere una cattiva idea. Tu che ne dici, Joker? Torniamo indietro per adesso. Prima di una grande operazione dobbiamo essere al top. Sono le basi dei ladri fantasma. Allora deciso, torniamo indietro. Grazie che me lo fai in automatico. Eccolo qua, il signore supremo dei demoni infernali. Dunque, i temibili quattro sono stati sconfitti. Sì, pare che siano stati abbattuti da un nuovo gruppo di eroi che si fanno chiamare i ladri fantasma.
Eccoci. I ladri fantasma, quelli di cui parlavano tutti fino a qualche tempo fa. Non penserai che, voglio dire, credo davvero di potermi risvegliare il cuore. Dovrebbero spodestare il Signore Supremo. Poveri idioti, sono destinati a fallire come chiunque altro prima di loro. Questo mondo è sotto il mio controllo assoluto. Nessuno può portarmelo via. Sono pronto ad affrontare chiunque. Buon per te allora? Voglio dire, se sei pronto, vieni a combatterci. Piripipi. Ehi là, hai un attimo, ho trovato qualcosa di interessante. Avviso gli altri, passa da ritrovo quando sei libero. Ok, Futaba, verremo subito al ritrovo.